Benvenuti o bentornati su Glass Is Giraffe. Siamo sempre in compagnia della musica con la quinta B, ma con tutti i bambini che si vogliono collegare con noi. Abbiamo analizzato alcuni strumenti musicali spiegati attraverso un esperto. Abbiamo conosciuto la chitarra di Giovanni, il caon di Alessandro, la terza puntata il violino di Davide, la quarta Leonardo e il suo basso elettrico, poi uno strumento bellissimo a fiato di Federico che ci ha presentato il trombone. Adesso invece torniamo un po' sul classico. Ci sarà Marco che ci spiegherà la tastiera. Ce la spiegherà in tanti modi e in una maniera anche un po' simpatica, perché ha usato un esempio che secondo me a voi bambini piacerà tanto. Perciò non mi resta che dire, vi lascio in compagnia di Marco, il nostro esperto. Ciao a tutti, io sono Marco e oggi vi parlerò di uno strumento molto molto importante e davvero davvero speciale per me. Che strumento? La tastiera! Scommetto però che qualcuno di voi avrà pensato, ma questa è una pianola, giusto? E allora io vi svelerò subito un segreto, cioè qual è la differenza tra una tastiera e una pianola. La pianola è questa qua. Vedete? È piccolina ed è praticamente un giocattolo. Vediamo anche se funziona. Capito? Questa è una pianola. Mentre la tastiera è lo strumento musicale vero e proprio. Quindi la tastiera la potremmo definire come un pianoforte elettronico. Elettronico perché semplicemente per funzionare ha bisogno di essere attaccata alla corrente elettrica, ma anche perché i suoni che emette non sono quelli di un pianoforte vero e proprio, ma sono una riproduzione molto molto simile a quella di un pianoforte, però sono suoni creati digitalmente. Ma adesso vediamo un po' come funziona la tastiera. Allora, come il pianoforte è composta da tasti bianchi e tasti neri. Nel mio caso sono 76, mentre nei pianoforti normali ne hanno 88. I tasti bianchi corrispondono alle note musicali, quelle della scala che probabilmente conoscerete. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mentre i tasti neri sono i diesis e i bemolli. Mixando l'utilizzo dei tasti bianchi e dei tasti neri, possiamo comporre qualsiasi canzone, qualsiasi melodia. Ma vi starete chiedendo, quali sono i vantaggi di suonare una tastiera piuttosto che un pianoforte? Cioè, sono praticamente la stessa cosa? Intanto, il primo vantaggio è che è molto molto più facile da trasportare una tastiera rispetto a un pianoforte, soprattutto per le persone come me, un po' mingherline. Caricarsi in spalla un pianoforte capirete che è un po' un problema. Il secondo vantaggio, invece, ve lo vorrei spiegare con un piccolo paragone. Allora, quando andavo all'elementare io, quindi millenni e millenni fa, si guardavano in TV i Pokémon, che penso ci siano ancora, non lo so, dovrei aggiornarmi. E c'era un Pokémon che si chiamava Ditto, che poteva trasformarsi in qualsiasi altro Pokémon. Qualsiasi altro Pokémon. Bene, la tastiera è un po' come Ditto. Può trasformarsi in qualsiasi altro strumento. Non ci credete? Adesso ve lo dimostro. Allora, per cominciare io darei un po' di ritmo alla situazione. Che dite? Sì? Si può fare anche questo. Cambio.
ancora, chitarra! Cambiamo? Orchestra! Un flauto? E anche questi suoni qua. Stasera si possono suonare tanti tanti strumenti diversi, ma quello che ci tengo a dirvi è: se vi è piaciuto uno strumento in particolare, magari il suono della tromba o del violino, beh, quello che vi consiglio di fare è suonare o la tromba o il violino, perché lo strumento originale avrà sempre un suono molto molto più profondo e molto migliore rispetto a quello riprodotto dalla tastiera. Invece, se vi è piaciuto il suono del pianoforte e se avete bisogno di un pianoforte da portare in giro, beh, la tastiera allora è l'ideale per voi e ve lo consiglio assolutamente. E concludendo vi saluterei con questa frase che mi è rimasta molto molto in testa e mi ha colpito molto, che è: i tasti di una tastiera sono pochi, sono finiti, ma la musica che si può suonare su quei tasti è davvero infinita. Ciao a tutti!